Bambini torturati e uccisi sul computer di due torinesi. Blitz della polizia. Scoperti archivi con migliaia di file. Pedofilia, abusi e torture su bambini in video online. Due arresti e 34 indagati. Orrore pedofilia. Immagini di bambini torturati. 10 fermi. Allora, l'operazione è iniziata perché una persona voleva scaricarsi della musica da internet e invece al posto della musica si è trovato un file contenente migliaia di immagini pedopornografiche. Di lì siamo risaliti a delle comunità e quindi praticamente abbiamo scoperto che condividevano milioni di file pedopornografici a livello di sia di immagini che di video. C'erano file soft con bambini nudi, file hard e poi c'erano dei file addirittura con bambini sottoposti a torture. Torture addirittura? Sì, sì. Quanti ne avete beccati? 10. Ecco, dietro molti di questi arresti non c'è solo il lavoro della polizia postale, ma anche quello di un prete. Eccoci qua. Molto piacere. Piacere, piacere mio. Don Fortunato di Noto. Come andiamo? Beh, combattiamo. Che per cercare di sconfiggere questa piaga sta pagando un prezzo altissimo. Dal 2000 sono soggetta ad una scorta da una parte quando è necessaria, però la tutela totale per i miei spostamenti. Sì, sì, avete sentito bene. Quest'uomo da 16 anni vive sotto protezione delle forze dell'ordine. Addirittura uno ha fatto un video dicendomi che voleva scannare proprio perché difendevo i bambini. Capite la follia? E attenzione, non parliamo di mafiosi, ma di pedofili. Magari uno è convinto che chi lotta alla pedofilia sia ben voluto da tutti, invece proprio chi fa il pedopornografo, il pedofilo, ha un nemico, e il nemico in questo momento sono io. Che da 25 anni con la sua associazione si occupa della tutela dell'infanzia e in particolare della lotta alla pedofilia e alla pedopornografia online. Siamo forse i pionieri in Italia e in Europa di questo fenomeno così drammatico. Già nell'89 iniziai ad innamorarmi del web e quando mi sono imbattuto nelle prime immagini pedopornografiche mi sono posto una domanda: che fare? E allora il web è diventato per me una terra di missione. Ed è anche così che il Don segue la sua vocazione, dando la caccia a questi mostri. Che si stanno sempre più specializzando, non soltanto nella diffusione e nella produzione, ma anche, soprattutto, nell'età. Che differenza c'è tra pedopornografia e infantofilia? La pedopornografia sono bambini che vanno dai 5 anni fino a massimo 12 anni. La infantofilia da bambini neonati, piccolissimi, anche di pochissimi giorni, fino massimo a 2-3 anni. Tu mi stai dicendo che negli ultimi anni l'età media è molto diminuita perché c'è questo fenomeno sempre più invasivo, sempre più presente, onnipresente, anche con la produzione del materiale. Che col passare del tempo aumenta di dismisura. Soltanto lo scorso anno sono state migliaia di neonati coinvolti. Migliaia? Sì, a livello mondiale certamente. Abbiamo scoperto nell'ultimo tempo un portale proprio specifico con soltanto l'età da 0 massimo 3 anni e migliaia e migliaia di sequenze fotografiche di bambini neonati, violentati, abusati, vessati, a tal punto che si sono prese anche fotografie di bambini nudi nelle news degli ospedali dove attraverso le mani li violentavano, non li pulivano, li violentavano e facevano le fotografie e li mettevano in questo portale. Questa è la cosa più difficile da far capire a chi ci ascolta, perché non possiamo far vedere. Ovviamente, anche perché si tratta di scene umanamente insopportabili, di cui, tra l'altro, la sola visione comporta reato. Noi siamo convinti che il materiale prodotto è il materiale dell'attualità, dell'oggi, ma è un materiale possibilmente fatto magari 10 anni fa, 5 anni fa, 8 anni fa. Che continua a girare. Che continua a girare, ma i bambini crescono. La domanda è: se è vero come è vero, ci sono 700.000 bambini coinvolti, ci sono così tanto poche denunce. Perché l'abuso sessuale sull'infanzia crea una forma di vergogna. Meglio dimenticare. Meglio dimenticare, però sono ferite permanenti. Non è mai successo che un abuso sessuale su un bambino venga dimenticato. Cos'è? È un disturbo mentale? La conseguenza di abusi subiti in giovanissima età? Cos'è? Se dobbiamo applicare un fatto scientifico, è un disturbo della personalità nella sfera sessuale. Però è lucida. Se noi applichiamo il concetto di malattia, automaticamente noi possiamo favorire tutte le attenuanti. No, la psichiatria stabilisce che sono soggetti che elaborano, sanno quello che fanno, vogliono un rapporto comunque sia costante, fino a quando eventualmente non decide lui di lasciare o non decide lui a volte di uccidere. Di uccidere? Eh beh certo, questo non è una leggenda metropolitana. Un bambino di meno di 2 mesi, in una stanza che sembra un bagno, un uomo adulto nudo e il bambino nudo, legato in questa tavolozza, che viene letteralmente vessato, abusato, anche sessualmente in maniera profonda. C'è la defecazione del soggetto adulto, non sappiamo se poi è il padre. La domanda che mi pongo,
che fine farà? Quando i semi di neonati che te li appendono, te li mettono la testolina dentro il vatre mentre li abusano sessualmente, bambini piccolissimi di 15 giorni, 20 giorni, un mese, che fine fanno? Viene sospetto che vengono anche poi uccisi o muoiono. Vengono filmati? Certo che vengono filmati. Cioè questi si chiamano snuff movie? Snuff movie non è una leggenda metropolitana, è bene che si dica questo. Come è bene dire che per vedere sta roba c'è gente disposta a pagare? Un video può arrivare anche a 1000 euro. Ma una stessa foto può anche essere acquistata con 500 euro. Faccio un esempio. Noi abbiamo segnalato una piattaforma dove mettevano a disposizione del materiale con neonati. Tenete conto che in pochi minuti 23.000 acquirenti da tutto il mondo, anche italiani, cercano di acquistare questa foto a 500 euro. Stai dicendo che c'è un business di decine di milioni di euro? Vabbè, ma questo è evidente perché ci sono operazioni dove si sequestrano anche 5 milioni di foto. Vabbè. Vedi, Matteo, lo dico col cuore, noi non vogliamo uno scoop. Noi vogliamo che la gente che ascolta possa dire, dobbiamo crederci. Perché la gente non ci crede, questo è vero. Che la gente non ci crede. Cioè dobbiamo crederci. E allora per questo è necessaria una sollevazione. Più rimaniamo nel silenzio, sì, più noi diventiamo conniventi. Ma tu non pensi che la gente non ci creda perché fondamentalmente vuole negare la consapevolezza che in una società civile possano esistere mostruosità del genere? Guarda, ti dico una cosa. Aylan, sai quel bambino siriano spiaggiato con la maglietta rossa? Sì, fece il giro del mondo e non ci fu un capo dello Stato al mondo che non è intervenuto. Poi è il caso che io ti facessi vedere un neonato torturato, vessato, violentato sessualmente. Gli avremmo i capi di Stato a dire una parola?